E ciao, benvenuti a Foto Radio, la radio che ti fa vedere le... Oddio, ma non c'è Stefano oggi. Che peccato. Di chi è questa voce? Di chi è questa voce? Tata, sorpresa. Ma ciao, abbiamo oggi con noi Ale Rosbani, l'abbiamo qua per un'intervista e sarà la prima modella intervistata. Abbiamo deciso di partire in grande, ma proprio in grande, quindi abbiamo preso la più cara che c'era sul mercato. Pensa che culo. Oh Ale, io mi ero preparato delle domandine, qualcuna te la faccio e poi invece su qualcuna vado a braccio, per te va bene così? Vai, facciamolo. Sparo? Vai, vai. Parto col foglietto? Eh sì, tira okay. Fuori il foglietto. E si chiama La mia foglia questa, è una storia lunga. Ok, allora la prima domanda è una delle più banali che ci potrebbero essere al mondo, ovvero come ti sei avvicinata al mondo del modeling? Allora, in verità molto a caso, io ho iniziato... Mi sento vecchia dicendolo, tanti anni fa, mettiamola così, per gioco, perché mi sentivo brutta, in effetti, per insicurezza, per... Bruttissima, sei bruttissima in effetti, sei ragione su questo, sono proprio d'accordo. 10 anni fa non ero così, adesso faccio la finta figa, però 10 anni fa facevo davvero cagare il chiez, tanto che ricevevo un sacco di friendzone ai tempi, e ho detto, ma sì, dai... Proviamo, me l'avevano proposto, mi avevano proposto di fare qualche scatto, giusto per tirarmi un pochino su di morale. Ho detto, dai, proviamo, vediamo un po' come va la cosa. E da lì per un po' di tempo ho iniziato a prenderci la mano, mi divertivo, mi sentivo un po' più carina rispetto a quanto i miei vari frienzonatori pensassero. E dopodiché ho ripreso circa 4-5 anni fa a posare, quando ho iniziato a inchiostrarmi un po' di più. Ah, quindi c'è stata una pausa nel mezzo, via. Sì, anche perché sennò ciao liceo, col cavolo che mi diplomavo. Ho capito, ma quindi allora diciamo che è iniziata in maniera terapeutica la fotografia, nel senso te non ti sentivi troppo a tuo agio e quindi hai detto ok, mi comincio a far scattare un attimino così prendo un po' di confidenza in me stessa, cioè una cosa del volevo genere. Volevo sentirmi figa, insomma, ci quindi... provavo. Perfetto, questa vedi è una cosa molto interessante perché è una cosa che possiamo consigliare anche a tante altre persone che magari... Oh raga, se ce l'ho fatta io ce la fate tutte, tranquilla. Poi voglio dire, terapeutica, poi diventi come è diventata lei, quindi penso che il problema proprio non sussista a questo punto. E quindi hai detto inchiostrarti, parlaci meglio di questa inchiostrazione. Oh mamma mia. Niente, cosa c'è da dire? Ho iniziato a tatuarmi... un po' prima di riprendere a posare e mentre stavo iniziando a lavorare anche un po' come tatuatrice mi stavo facendo un pochino largo tra vari corsi di tatuaggio, stavo iniziando a conoscere gente, stavo iniziando a frequentare anche degli studi di tatuaggio, quindi la passione stava un po' prendendo forma e ho detto ma sì, dai, facciamo qualcosa che mi possa piacere. Ho iniziato a farmi tatuare, dopodiché sono passata a tatuarmi io stessa, tanto che adesso io lavoro anche come tatuatrice, ormai da 4 anni buoni. Perfetto, via, allora se i conti stanno dove devono stare, fra 2 mesi circa dovresti anche iniziare a cantare, suppongo, no? Certo, guarda, non vedo proprio l'ora. Ok, allora guarda, sul foglietto qua c'è un'altra domanda, la numero 2, e anche questa è abbastanza banale, e cosa ti piace di questo lavoro? Cos'è? Cosa ti dà posare, oltre che ovviamente... Sentirmi fea? Esatto. Cosa mi dà posare? Sai che questo è difficile, perché tante cose dipende un po' anche dalle persone che incontri, principalmente dalle persone che incontri, perché ci sono quelle persone in grado di... catturare la parte migliore di te, così come ci sono ovviamente le persone in grado di catturare la parte peggiore di te, questo ha tutt'altro effetto nei tuoi confronti, quindi da una parte ci sono quelli che ti fanno vedere lo scatto e dici cavolo, mi sento davvero la persona che viene rappresentata in questa immagine, dall'altra parte ci sono quelle persone che ti fanno vedere i lavori e dici ma davvero? Ma sono io quella persona in foto? Quindi ti dà, come lavoro ti dà tanto ma ti toglie anche tanto, dipende da una persona anche come se la sa vivere un po'. Cioè in pratica è come se ogni fotografo fosse una specie di specchio che però ti specchia ogni volta in un modo diverso. Esattamente, sì, ci può stare come paragone.
No, interessante, interessante. Ma te dici che dipenda anche magari da quanto una persona è portata a fare foto o magari da quanto ha studiato per fare foto? Allora, non necessariamente ci deve essere uno studio, almeno secondo me non è necessario che ci sia uno studio. Ci sono anche quelle persone in grado, semplicemente attraverso, chiamiamolo, occhio fotografico, di riuscire a catturare qualcosa in più rispetto ad altre persone che magari possono aver fatto tutti gli studi di questo mondo, ma concretamente parlando non ti sanno dare nulla. E poi c'è da dire, c'è anche un rapporto di empatia che va a crearsi con la persona con cui lavori. Secondo me, se non viene a crearsi quella cosa, la foto rimane una foto, punto, basta, fine. Non rispecchia Brava. Te, rispecchia un'immagine e basta. È veramente una definizione molto bella quella che hai dato, anche e soprattutto sul discorso dell'empatia. Fa tanto, vero? Quindi diciamo che avere un rapporto umano, perlomeno caratteristico, chiamiamolo, col fotografo, parlarci, chiacchierarci, ok, ti può portare magari anche a performare in maniera diversa, meglio o peggio, no? Se la persona ti sta antipatica, magari non sei proprio nel mood giusto per fare le foto, o al contrario. Oh mamma mia, tanti di quegli sguardi da uccisioni che ho lanciato in questi anni che... Vabbè, lasciamo stare. No, dimmi, interessante invece. Cioè, anzi, facciamo una cosa, raccontami la tua peggiore esperienza. Cioè, proprio quella da col classico MDF che veramente ti ha fatto proprio cascare palle in terra, come si dice, no? Davvero? Lo dobbiamo fare per forza? No, non per forza. Preferisco rimuovere. Rimuoviamo il ricordo. Preferisco rimuovere, sì, in effetti... più che altro è che ci sono state, e penso ci saranno sempre, quelle persone squallide che ti faranno uscire il lato peggiore di te, ma così tanto da volerli tirare una capocciata in piena fronte. E ci credo. Poi sicuramente, voglio dire, noi sappiamo benissimo che te quanti hai ora di follower su Instagram, che numero sei? 200.011, no? Quanto? Non ho idea. Vabbè, mi sembra che sia 200.000, sì, credo. Sopra 200.000, quindi mi posso soltanto immaginare se io che ce n'ho, io ho 34k, se a me mi mandano tutti questi piselli perché pensano che sono una donna, perché ho foto di donne su Instagram, posso immaginare cosa ti mandano a te. Guarda, per il momento ringrazio che ultimamente stanno diminuendo i cazzi, ma stanno aumentando i gatti, quindi va benissimo come cosa. Più foto di gatti per tutti. Ok, allora ti chiamo per i gatti. Sì, decisamente. Ok, allora guarda, terza domandina, che beh, un po' ne abbiamo già parlato ora. In realtà sarebbe... Dei gatti? No, non dei gatti. Ah, mannaggia. È che sarebbe, che problemi hai riscontrato, ovvero appunto lavoro, fotografi, famiglia, nel senso, però un po' ce l'hai già raccontata questa cosa, quindi se vuoi questa la possiamo anche saltare a pie pari. Sì, ciao. Okay. È andata bene. Oh, e mi raccomando, io ti dico a pie pari appunto perché è toscano, perché so anche che poi presto lascerai il nord per trasferirti in quel che di Livorno. Esatto, non so per quanto rimarrò giù, però è un'esperienza che voglio provare a fare. Prevalentemente mi concentrerò sul mio lavoro da tatuatrice, quindi non dico che abbandonerò i set fotografici, ma li diminuirò parecchio e speriamo vada bene. Però geograficamente parlando sei più al centro, quindi è più facile anche spostarsi magari a nord, magari a sud. E magari che bello, altri treni, sempre treni. Io sì. E i treni, un amore infinito, insomma. Hai ragione, è vero. Ora, un'altra domanda che sicuramente noi abbiamo già parlato oggi mentre scattavamo, però bene o male so che tante persone vorrebbero saperlo e tante ragazze che ci stanno pensando si faranno la stessa domanda, no? Oppure diranno a me: David, perché non gli chiedi perché è diventata Suicide Girl? Visto che sei una delle Suicide Girl più famose che ci sono. Oddio, più famose no, più quella che si fa i cazzi suoi, direi. No, lo sei, dai, sei una di quelle più in alto, cioè diciamo... Se nell'Olimpo, no, magari. Diamoli un top 5, sei nel top 5 e non sei la quinta, sei più su della quinta, quindi no, voglio dire... Ormai sono talmente tante che di top non c'è quasi più nessuno. No, semplicemente, qual era la domanda? Perché sei diventata Suicide Girl? Perché piacciono le tette, piacciono a tutti le mie tette, quindi più tette per tutti assieme alle foto dei gatti. È un'ottima motivazione. È un'ottima risposta, grande, grandissima.
Ok, e noi sappiamo anche che poi te da qualche mese a questa parte hai anche fatto un cambio di stile su come posi. Una volta magari posavi più per nudarte, glamour, magari era molto più diciamo usuale per te posare senza abiti, invece ora hai fatto questo cambio di stile. Perché sto invecchiando, fa freddo, giustamente, i 30 iniziano, si stanno facendo pian piano capolino nella mia vita e quindi, no, non è vero, sto scherzando ovviamente, però diciamo che trovo ormai superata quel tipo di fotografia, non la sento più mia, preferisco comunicare qualcosa attraverso uno sguardo. Un gesto che non sia necessariamente l'esibire un paio di tette o una qualsiasi parte del corpo smutandola così. Preferisco sentirmi me stessa piuttosto che dover fare un determinato lavoro, un determinato tipo di set semplicemente per compiacere la persona che c'ho davanti, perché alla fine tantissime persone scattano le ragazze semplicemente per avere un pezzo di carne nuda e non voglio essere un pezzo di carne. E basta. È molto giusta questa cosa, perché L'ho detto che sto invecchiando. sì, l'hai detto, vabbè, non stai invecchiando, non lo diciamo quanti anni hai, non lo diciamo? Non lo diciamo. Non lo diciamo, ok, Però ho detto che comunque sto andando verso i 30, sì, quindi. ma sei ancora molto lontana da quella cifra. Fin Comunque quando continuano a chiedermi la carta d'identità, sì. no, vabbè, esattamente, ma quello succederà ancora per molto tempo, perché te li stai a portare bene gli anni, quindi non ti devi preoccupare di Meno questo. male, nel caso c'è la chirurgia. No, dai, ti prego, no, no, stai bene così. Poi le rughette fanno parte del Rughette, percorso. vedi No, rughette? non ho visto Mamma mia, rughette. che No, 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 paranoia giuro, di no, già. no, non volevo di questo. No, 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 nessuna rughetta. Gli Però possiamo tipo. dare fuoco adesso. No, 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 ti prego, ancora presto. Magari dopo. Magari dopo. Guarda, io ti devo dire una cosa. Oggi noi abbiamo scattato e per me è stato bello, anche perché noi in realtà ci conosciamo tramite network e social vari da anni a questo punto. E Vero? oggi è la prima volta invece che ci siamo incontrati di persona. È andata bene, non ci siamo Non ammazzati, ci dai. siamo ammazzati, incredibile, perché sì, è vero, la prima volta noi abbiamo avuto un incontro-scontro che poi vabbè, si è risolto, dopo siamo tornati amici. Però in realtà è questo che volevo dire a quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, che è molto facile scontrarsi sui network con le persone, però poi quando ti incontri di persona ti trovi davanti persone dolcissime appunto come Ale. E io mi sono veramente trovato bene oggi. Voglio fare questo feedback in diretta. Feedback. Questo feedback proprio come radio anni 90 Ah, per siamo. fortuna, e non tutto quello che si legge o si vede sui social è la realtà. Per fortuna. Lontana dalla realtà, quello che è sul social è veramente soltanto una facciata. E io veramente questo feedback te lo voglio fare. Ti voglio anche dire che onestamente mi sono trovato molto molto bene appunto con i ritratti. Secondo me ci stai Tutto ciò perché lavorando. l'ho minacciato di dargli fuoco. No, non è vero, non è vero, no, no, gliel'ho già detto oggi pomeriggio, infatti volevo fare dei ritratti ambientati, però mi trovavo sempre a stringere l'inquadratura perché l'espressione che te mi tiravi fuori oggi era veramente bella, non mi volevo perdere il momento e con gli occhi riesci molto a comunicare, tantissimo, tantissimo, più che con un paio di tette, Oh, meno male, mi fa ok? piacere. Non screditiamo il lavoro della mamma con le tette, però grazie, mi fa più piacere questa cosa, decisamente. Ok, va bene, allora qui la quinta domanda, guarda, l'ho calpestata perché in realtà era questa Sulle cosa qui tette. del. No, non era delle Mannaggia. tette. Non era questa cosa qui del nudo, era questa cosa qui del nudo solo per il suicide, ma non diciamo per il resto. E vuoi dirci perché? Cioè, brevementissimamente, perché comunque continuerai a fare Oh, non è detto che continuerò a fare set. set? Ah, ok, beh. Almeno per Suicide Girls non lo so, è un periodo di tanti cambiamenti, vedremo un po' come andrà la situazione. Purtroppo ora come ora il mercato è abbastanza saturo, almeno per quanto vedo io. E c'è tanta competizione tra le ragazze e tante cose, quindi non so, ammetto, non so se continuerò a posare per il sito, vedremo un po' come andrà il tutto. Ok, guarda, c'ho l'ultima. Grande delusione. No, no, invece no, invece no, perché secondo me fa parte del percorso. Esatto. Secondo me stai crescendo sia come modella che come persona. No, non ho detto invecchiando, ho Ah, detto meno crescendo. male. Oh, ok. Se ti E sei salvato mi in sono calcio salvato in calcio d'angolo, d'angolo. praticamente. Esatto. E quindi ora ti faccio quest'ultima domanda, che praticamente è di quelle che avevamo scritto. Poi mi sono venute in mente un paio di mentre si stava parlando.
Io ti ho conosciuta no, non con Suicide, ma con le foto di un fotografo che a me piace molto, Favilli. Se non mi Favillone. sbaglio è toscano anche lui. Yes. Ok, a me piace tanto quello che lui fa col colore e quello che ha fatto con i tuoi ritratti, con le tue immagini, ha fatto un lavoro eccellente. Quindi la domanda era proprio: chi sono i fotografi con cui ti sei trovata meglio? Se c'è una classifica, se vuoi dire i tuoi tre preferiti, che con cui sicuramente scatteresti sempre, perché ti rendano ciò che sei. Allora, questo è abbastanza difficile perché ci sono tante persone con cui ho lavorato assieme, con cui mi sono trovata davvero bene. Favilli è una di queste, tanto che io e lui siamo diventati davvero ottimi amici e quando si riesce ci troviamo, non necessariamente per scattare, anche per andare a mangiarci un sushi, facciamo schifo assieme, quindi va benissimo come cosa. Al momento l'unico che mi viene in mente con cui ho stretto questo tipo di legame, di amicizia che va oltre la fotografia, è lui in particolare. Ci sono state anche sicuramente altre persone, però lui sì, in particolare. Io credo che si veda questa cosa qui dalle foto. Fa tanto essere in empatia con una persona, come dicevo prima, fa davvero tanto perché il risultato poi si nota. Assolutamente. Fotograficamente parlando, Ora e anche che abbuffandosi di sushi. il sushi, ovviamente. Ora che ho conosciuto te oggi, e lui non ho mai avuto modo di conoscerlo di persona, però ho saputo sempre da modelle che hanno scattato con lui che c'è veramente un rapporto speciale con questa persona, è veramente un grande professionista, una persona molto dolce, molto alla mano, e tutte le modelle che ci scattano insieme si trovano molto bene con lui. Infatti, quando passerò un quel che di Firenze, sicuramente magari un messaggio glielo mando per dire andiamoci a bere una birretta. O un Sushi, sushi, o un sushi. bravo, prendi esempio, sushi, Come mai sta decisamente. cosa qui del sushi? Io lo vedo sempre su Facebook e te sei malata di sushi. Perché? Perché ti piace il sushi? Si possono dire le cose porno? Certo, No, facciamo finta di assolutamente. È niente. senza Facciamo censura finta. qui. No, 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 è questa cosa che aleggiava così nell'aria, basta, è passata. Facciamo finta di nulla. Era servita su un piatto d'argento, però va bene così. Dai, diccela, diccela, diccela. No, è buono, è molto buono, è riso con pesce. Ma c'era un Ci doppio sono senso che delle... non ho colto sì, oppure? l'hanno colto nel La backstage. regia ha La colto. regia ha colto, tu no, mi Ok, no, non ho spiace. colto davvero. Te la spiego dopo allora. Ok, allora appena la capiremo nel montaggio faremo un sottotitolo e quello sarà il momento in Esatto. cui. In Ok. cui sveleremo i vari segreti, i vari retroscena del sushi. Il retroscena del sushi. Dovremmo organizzare uno shooting su questa cosa. Il retroscena del sushi. Mi fanno di no dalla regia. Deve essere veramente una cosa molto zozza. È zozza? Ma ti lasceremo col beneficio del dubbio. Ok, vabbè. L'innocenza non si tocca. Vabbè, ora, al di là di tutto, no? E io so che te stai in piedi stamattina dalle 5, mi hai Marò, sì. detto. Ti sei fatta il viaggio da Milano a Roma. Collassando in treno, ovviamente. Ovviamente. Ovviamente, con i bambini di fianco che urlavano. Quello è sempre una gioia, suppongo. Sempre, sempre. Poi ti sei fatta 3 ore di set con noi, è Vabbè, stata però è anche. stata una cosa leggera, meno male. Sì, non siamo andati pesanti, vero? È stata una cosa Esatto, tranquilla. sì. Poi si ride, si scherza, si sta bene, quindi è piacevole lavorare così. Esatto, è appunto quello che bene o male proclamiamo sempre noi quando andiamo a fare questi podcast, che diciamo che la fotografia non deve essere soltanto una cosa incentrata su regole e regolamentazioni, ma può anche essere una cosa che può uscire fuori da una bella passeggiata, da un pomeriggio passato insieme, un A inseguire i aperitivo. gatti e evitare gli insetti. Assolutamente, Specialmente tutto. evitare gli insetti. Quelli rossi che s'arrampicano sugli Madonna, alberi. schifo. Va bene, Ale, c'è un qualcos'altro che ci vuoi regalare? Un segreto, una cosa per cui ci puoi rimanere memorabile più di quello che già sei? Meno foto di cazzi, più foto di gatti. E basta, l'ho detto prima, lo ribadisco adesso, prendetela alla lettera. Va bene così. Ma te dici che c'è un doppio senso anche nel gatto, No, oppure no, 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 no. quello è veramente un gatto? Spero. Ok. No, va bene, ok, poi va Non bene. lanciamo dei nuovi trend, per favore. Sì, nel Cazzi senso. mascherati da gatti. Pure può essere tipo un'apri Gatti mascherati parentesi. da cazzi. No, lasciamo stare, chiudiamo il discorso. Va bene, ok. Allora, Ale, io ora esco dal
dal podcaster e ti parlo da fotografo e ti dico che mi sono veramente trovato bene con te oggi. Meno male. E ti invito ogni volta che passi a Roma da ridarmi un colpo di telefono, che qualche scatto lo facciamo di sicuro. Al massimo ci vedremo in quel della Toscana. O in quel della Toscana. Dove c'è un mare un po' più carino, si mangia un pelino meglio. Anche se la carbonara di Roma era la carbonara di Roma. Ah, qui si aprirebbe veramente un altro capitolo di storia. La carbonara, va bene, lasciamola a Roma, però il mare toscano dipende dove vai. Ora, Livorno, insomma, tanto e tanto, c'è sempre un porto, comunque. Non lo so, io l'ultima volta che ho visto uno che entrava in acqua non ho più visto riuscire dal mare di Viareggio. Terzo quindi... occhio. Brava, adesso che... riesci a predire il futuro. Assolutamente. Ok, guarda, ti faccio la mia ultima domanda, è proprio una domanda personale. Se tu mi dovessi fare un tatuaggio a me, cosa mi tatueresti? Un cazzo vestito da gatto. Perfetto. A posto. A Bene. Posto, rimanendo in argomento. Suppongo in fronte, vero? Me lo metteresti proprio qua in fronte? Sì, ci potrebbe stare. Ci potrebbe stare, poi lo ragioneremo assieme. Va bene, ok. Preferisco il gatto, allora. Vedremo. Vedremo, ok. Vedremo. E allora con questo, ragazzi, vi salutiamo. Grazie di essere state ad ascoltare questo podcast. Le nostre stronzate. Le nostre stronzate. Io specialmente. No, noi diciamo sempre stronzate qua. Anzi, questa puntata è stata molto seria. Ho cercato anch'io di essere abbastanza più professionale e serio. Non ho messo molti cazzi nel linguaggio. Sono stato più... Ci ho pensato io. Vedi, ci siamo compensati a vicenda. Quindi allora un grande saluto a tutti voi. Un mega bacio da me e da... Alessia. Perché sì, mi chiamo Alessia. Ciao.